veniamo a noi, ragazzi. Veniamo alle nostre prime ospiti di questa sera. Le abbiamo definite prima il trio delle meraviglie. Non so se siete pronti per loro. Io non credo di esserlo. Di sicuro non hanno bisogno di nessuna presentazione. Queste tre icone, tre leggende, tre matte da legare. Fate un grandissimo applauso a Sandra Milo, Marisa Laurito e Mara Maionchi. Benvenute, molto piacere. Grazie. Ciao Catela. Vieni, Ela. Bomberina, come va? Bomberina. Senti Alessandro, ma mentre venivamo, no? Sì? Stavamo girando qui per sì? entrare, c'era una marea di gente che ci diceva: attenta al filo, attento lì, non cadere lì. Oh, ma per chi ci avete preso? Ma infatti, ragazzi. Attenti. Ma infatti. Ma caso, dice, uno non vede un cazzo, uno non sente una minchia, teniamole d'occhio, ste ragazze. No, solamente attenti al lupo potevamo cazzo. Attenti al lupo. Living together. Mi sembra che il clima sia buono fra di voi. Cioè, voglio dire, allora, parto quelle brave ragazze il 19 febbraio. Sì. Che racconta un vostro viaggio. Questo viaggio, sì. Come vi siete spostate? Che mezzi avete utilizzato? Tutti, persino tutto. L'elicottero. Tutto. Te, hai visto? Beh, non sì. È... che te invece qui vai a piedi. No, di base abbiamo... quel pulmino un po' tigrato rosa sì. Che così che non si fa vedere, non si fa notare. È una cosa fra il visto e non visto, cioè proprio molto. Infatti, quando così. Arriviamo col pulmino, sì. Si fermano tutti perché sì. Pensano che scendono tre gnocche e poi scendiamo la rimangono tutti male dopo. Il Pussy Wagon. E come vai in viaggio? Nel pulmino? Bene. Cioè... E nel pulmino... Marisa, ho visto che hai iniziato subito a cantare, sì, eccetera. Sì, durante sì. I viaggi è cosa così, fate? Così facciamo, abbiamo parlato tantissimo, sì. Abbiamo riso, ci siamo anche commosse, abbiamo cantato, sì. Raccontato barzellette. Anche voi? No, poche. Dormita in casa. Non dire anche pochissime. Pochissime pulite o io sporche? Ne ho raccontato solo una femminista, basta quella. Perché parlavamo del femminista, delle femministe, sì. Allora ho detto, vabbè, la butto là. La butto là. Ce la vuoi dire, no? Ah sì, se volete, tanto sì. È. Vai, facciamo. È il Natale, Gesù nella culla, stavo già dicendo di lato, Giuseppe e la Madonna. Sì. E la Madonna... E Giuseppe, Maria, ma perché piangi? Maria, ma non fa così, hai visto, ci sta il bambino? Maria, ma non mi dici niente, immagi? Maria, dici perché piangi? Voleva la femmina! Pulita! Bella, però! Molto bella! Molto carina! Molto bella! Io le so tutte sporche, non lo so, alcune me le hai anche raccontate. Possiamo fare anche il beep se le vuoi raccontare. Da dove siete partite in questo viaggio? Che giro avete fatto? Abbiamo fatto Monte Carlo. Francia. Monaco. Poi Marsiglia. Siamo state nella città che fanno i profumi e ci hanno fatto un profumo vero, con il nostro sì. Nome. Sì? E lei ha voluto, che profumo hai voluto tu, quale che hai preferito? Noi. Io solo ho chiesto un profumo particolare, mi piacciono molto i profumi forti, perché ho detto mi do un profumo che di mignotta, da mignotta. No, ti spiego perché. Ma che profumo è? È un profumo un po' pesante, un po'. Ma perché volevi un però profumo? Però te mi piacciono i profumi da mignotta. Che... ci sarà. E la signorina che era francese ci guardava lì. Le mignotte? Ho tradotto mignot? Un poco, ho detto da cocotte. Che esatto. Un film da cocotte. E come è venuto fuori? No, come me l'ha andato? È proprio da buono. Mignotte. E si chiama. Gli uomini così la sentite. Ah sì, si attaccava. Come si chiama, che non mi ricordo più, Divinità. Divinità. Tu Sandra? Divinità.
No, io ho scelto un profumo all'olmo. All'olmo, più elegante. All'olmo. Perché aveva dei ricordi belli pesanti. Io da legati all'olmo? Sì, che ricordi avevi? Legati all'olmo, il profumo dell'olmo. Che perché non sai neanche... che ciascuno di noi ha un odore, un profumo, sì, no? È da mignotto. Allora, nella memoria ti rimane il profumo, certo, no? Insieme alle parole, all'aspetto, alla voce. E così mi ha ricordato una persona molto cara, improvvisamente come se mi fosse apparsa davanti, perché era lo stesso profumo che usava. Ma io non sapevo che alla base di questo profumo ci fosse l'olmo, hai capito? L'essenza dell'olmo, che è un albero meraviglioso. Allora mi sono così emozionata. Comunque, Mara, scusami, Sara sta cercando di dare una poesia alla cosa. Tu, purtroppo io la poesia non è proprio il mio forte. No, ma non è sempre stata così anche da piccola, voglio dire, purtroppo non è il mio forte. Però mi piace molto quando incontro una persona che mi racconta queste belle cose, belle, perché... Epiche. Belle. Poetiche. Poetiche. Ecco, io no, poesia... Epiche. 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 Ho capito, epiche. Sì. No. E Marisa, tu? No, io sono curiosissimo. Io sono cieca, non sono sorda. No, scusa, va bene. Sono curiosissimo dei profumi, quindi mignotta, olmo e... E no, io cocotte. Ah, cocotte. Sì. Ma non c'è, non c'è la frase. È una mignotta francese. Non è... Abbiamo voluto... Ci scusi, signora Francesina. E la convivenza fra voi com'è andata? Perché poi, insomma, stare insieme è bello, divertente, tra persone carine come voi, però poi, quando si sta insieme tanto tempo, no? Magari no, anche... ci siamo divertite molto. Sì, e basta, non avete mai litigato? No, non c'è neanche più voglia. Perché di... dormivamo separate, quindi avevamo dei tempi nostri. Ah, degli spazi. No, però se vuoi per gli ascolti, lo possiamo fare qua. Madonna, noi ci abbiamo bisogno sempre. Basta, dai, che caspita, parli sempre. Ho detto che non abbiamo mai litigato. Poi ho aggiunto: se vuoi lo facciamo qua per gli ascolti. Ah, però Mara ha detto: parli sempre. Ridendo, non è vero? No, perché di solito ridendo uno però dice la verità. Parla sempre, Mara. Io sono una battutara, non faccio tanti racconti che mi rompono. Sì, non sono lunghi. Io in genere entro e magari un po' così. È molto sintetico. Brava, che il sintetico è quella cosa, è la cosa che preferisco. Che si piace. Sì, che va in sintesi, capito? Non stai a dire no perché l'altro giorno mi dà. No. Si chiude, ci stringi, sta. Stringi perché non c'è tempo, io devo fare le mie cose, poi stringi. Parliamo un po' di televisione, che voi venite da ambiti diversi, musica, cinema, teatro, poi però la televisione è stata un po' una seconda casa per tutti e tre. Ci sono dei programmi che non perdete mai? Programmi che tornate proprio a casa apposta per dire quando c'è quel programma lì lo guardo per forza. Cioè, dobbiamo dirlo per forza. Dobbiamo trovarne uno per forza. Ah, perché non è vero, non ce n'è. No, a dire la verità, io ti guardo veramente, non perché sei qui, non perché. Veramente tu mi piami, stai simpatico molto. Sì, quindi ti guardo. E poi io vedo che ne so, Marzio mi piace. Sì. Poi io vedo pochi programmi, io vedo soprattutto film. E poi programmi di intrattenimento, di cultura, politica, ecco, sì? Quelli mi divertono. Sì, tu Sandra? Ecco. Io vedo, mi piace molto Fazio, mi piaci tu, mi piace la tua mimica. Devo dire che è un'espressione straordinaria. E ogni tanto io le rifaccio le tue espressioni. Veramente? Ma qua? Lì sono io quando... Quando non sono convinto di una cosa? Si apre una scatola, sì? Appare una ragazza, tu dici delle cose, sì? Poi guardi... Quello lì sono io? Hai uno sguardo bellissimo! Grazie. No, non so, io vedo anch'io qualche programma, voglio dire, sì, certo, poi vedo le serie, poi siccome le inizio, poi non mi piacciono, giro, ho consumato il coso perché mi rompo sempre le balle, allora giro, però insomma qualcosa vedo. Qualcosina sì, perché sapete che adesso c'è la grossa preoccupazione che dicono i giovani non guardano più la televisione. E perché è preoccupante?
Non lo so, boh, per chi fa il nostro lavoro, per chi fa il nostro lavoro. Sì, però loro guardano col telefonino, guardano sempre. Ma no, guardano il programma e lo guardano anche i bambini. No, immagino. Ma dicono che il più grande competitor adesso della televisione non sia un altro programma, sennò i videogiochi. I videogiochi. Infatti io volevo provare a vedere se ve la cavate con i videogiochi. Tieni Sandra. Ma questo che significa? Allora, questi sono dei volantini, perché è un gioco di... È un gioco di macchinine, in realtà. Ah, non è che dobbiamo lanciare questo. No. Dovete guidare, ok? Dovete guidare su dei percorsi assurdi. Adesso scegliamo i personaggi, Sandra. Facciamo tutta una scelta. Aspetta, Qui. Qua. Che cazzo sto guardando là? Tu stavi manovrando gli street. Ragazzi, vai, muovetevi. Allora, circuito di Mario. Allora, io sono Mario, adesso però come facciamo a sapere chi siete voi? Allora, Mara, secondo me, è il dragone, la tartaruga spinosa lì. Sì, dovete schiacciare questo bottone qui. Quale? Questo X. Per quale? Questo qui. Quale? Questo, ok? Io ho schiacciato, ma... Sì. Pronti via. E poi che si spinge. Sarebbe bello però sapere chi è chi. Ma che numero? No, perché io sennò... sono quella rossa, io voglio essere quella rossa. Chi è che è andato in moda? No, è lui, quello rosso è lui. Ah, lui è Mario. No, non c'è più niente tra le altre cose. No, è andato via tutto. Adesso proviamo a farlo ripartire. Ecco. Allora, aspetta, tanto questo forse lo tagliamo. Adesso vediamo un po'. Tagliamolo. Aspetta, dammi... Come si fa? Sono stata io che ho fatto casino? No, ma... È possibile, sai, ho schiacciato e andato via tutto. Aspetta, eh? Allora forse sì. Ah, forse così? Ah, ma se tu non ci dici come funziona... Ma perché non lo so bene neanche io. Poi hai toccato dietro qui. No, sì, ma non toccate più dietro. No, ho fatto questo. Ok, andiamo. Allora, sì, io sono Mario. Ok. E io? Che numero sono io? Io continuo a avere degli... Tu sei il è già finita? No, vabbè. Non ce la potremo mai fare, eh? No, infatti, niente, basta. Questo è un esperimento chiaramente fallito. No. Ci giocheremo.